Con il primario di oncologia dell'Umberto I di Enna, la dottoressa Daniela Sambataro, abbiamo parlato delle novità e fatto un primo bilancio dal suo arrivo alla direzione del reparto ennese. Tra le novità più rilevanti, ha avviato uno studio con ambulatorio annesso sui pazienti con patologie eredo-familiare. Vi sono infatti casi in cui i tumori possono insorgere con maggiore frequenza all'interno dello stesso nucleo familiare per la presenza di alcuni fattori di rischio. Inoltre, vi è stato il potenziamento del numero dei dirigenti medici, che ha consentito una maggiore settorializzazione della patologia, e il supporto il reparto dello psicologo. Per me il bilancio è positivo, innanzitutto personale, diciamo un mio orgoglio, e poi anche per il reparto e quindi i pazienti. È cambiato perché abbiamo più medici che lavorano all'interno dell'unità operativa, con un concorso di oncologia sono entrate tre nuove unità, quindi in questo momento ci sono cinque dirigenti che lavorano con me all'interno del reparto. E questo ci ha permesso anche di poter settorializzare un attimino anche le patologie, quindi ogni dirigente ha in carico pazienti di determinate patologie, e questo permette anche di avere un rapporto medico-paziente migliore e anche una expertise scientifica migliore, perché ormai l'oncologia è ampia e la letteratura è veramente vasta, e quindi avere dei medici che si occupano di determinati settori, questo è importante. Abbiamo implementato, con la presenza degli psicologi e del case manager, l'accoglienza. Queste sono, diciamo, delle figure fondamentali all'interno del reparto, perché ci permettono di accogliere il paziente così come andrebbe accolto, e ci permettono anche, attraverso il lavoro del case manager, di poter seguire in maniera multidisciplinare i pazienti. Il case manager è la figura che ci permette di entrare in rete all'interno stesso dell'ospedale con le altre unità operative, quindi con la chirurgia, con l'urologia, con l'otorino, e anche per esempio con la radioterapia, che è una parte, un settore che manca nell'ASP di Enna. Altro aspetto che abbiamo implementato è quello di seguire i pazienti con patologie eredo-familiare. Abbiamo uno studio all'interno dell'unità operativa che ci permette di arruolare i pazienti oncologici facendo un'anamnesi di tipo familiare, e questo ci permetterà di evidenziare delle patologie che possono avere come causa la mutazione di un gene, e quindi poter fare prevenzione all'interno delle famiglie. Per quanto riguarda i sani, quindi non pazienti, che i medici di medicina generale, oppure la persona stessa, che nell'ambito della famiglia riscontri un certo numero di casi di tumore, noi facciamo una prima selezione, poi combinata con il genetista analizzeremo questi casi e vedremo se c'è da fare il test genetico per scoprire appunto famiglie che hanno una determinata mutazione e per le quali è possibile instaurare un piano di prevenzione.